Ciao a tutti gli amici di Legnano Web TV, da Marco, da Monica, dalle Max di Castellanza. Questa sera siamo sotto Natale, abbiamo voluto fare un presepe vivente qui fuori al freddo e al gelo. Siamo qui anche questa sera, come tutti i giovedì, per un'intervista alle band emergenti della zona. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi i Global Eclipse. Buonasera ragazzi, vi passo il microfono, vi presentate velocissimamente, mi dite come vi chiamate e cosa suonate. Allora, ciao a tutti, sono Daniele, sono il cantante e seconda chitarra. Matteo, batteria. Lorenzo, basso e seconda voce. Giorgio, chitarra solista. Eccoli qua, Global Eclipse. Io ho qui davanti il loro primo, ragazzi, primo EP, eccolo qui, intitolato Senza meta da qui, correggetemi se sbaglio, eh. Sono quattro tracce di pop rock italiano, giusto? Ok, quindi tutte canzoni vostre, non ci sono cover, giusto? Tutto originale nostro, rigorosamente Global Eclipse. 100% Global Eclipse. Scusate se vi viene fuori il fiato, ma ragazzi, cioè adesso arrivano anche il Bue e l'Asinello a farci compagnia. Salutate l'arena, ragazzi. Bravissimi. Allora, due parole veloci sull'album, ispirazione, contenuti, così. Eccoci, va. Allora, prima di tutto, l'abbiamo già detto, è un album tutto in italiano, abbiamo deciso di scrivere in italiano, nonostante il nome Global Eclipse sia in inglese, perché agli esordi appunto scrivevamo in inglese. Le tematiche sono abbastanza varie, diciamo che non si riferiscono propriamente a esperienze autobiografiche, ma sono, fra virgolette, adattabili. Si parla di emozioni, si parla di della distanza tra le persone, anche del Carpe Diem. La prima traccia horror parla appunto del Carpe Diem, incentrata su questo principalmente. Spiegami bene in che accezione Carpe Diem, però. Sembrava facile, eh? No, dai, la prima traccia horror parla del Carpe Diem nel senso più generico del termine, nel fatto del cogliere l'attimo, del non lasciarsi scappare le occasioni della vita. Ecco, tutto per arrivare poi all'altra domanda che ti sto per fare. Occasioni della vita, quindi per voi che suonate, comunque date importanti, concerti importanti, tutto quanto. C'è qualche data a cui siete particolarmente legati? Qualche data in programma? La sapete tutti chi risponde? Parla lui che è qua vicino. Questa la sappiamo tutti, ma perché poco tempo fa, a luglio, abbiamo avuto la grande opportunità di suonare dal vivo all'Hard Rock Café di Firenze. Abbiamo fatto un contest, siamo stati selezionati da Virgin Radio, abbiamo partecipato, abbiamo fatto quarti e semifinali. Sono state due serate veramente stupende e abbiamo fatto un'esperienza veramente bellissima, da rifare. Piero Pelù e Gigo Renzulli con Ringo in giuria che ci hanno valutato, che poi vabbè, è andata a finire come è andata, però. C'era giusto un filo di tensione nell'aria, perché insomma, quando avere loro davanti mentre suoni rimane un attimo così, ecco. Io intanto faccio anche lo spostamicro. Bravissimo, verrai stipendiato dopo in separata sede per questo. Tour in cantiere, altre date, altri pezzi, altri dischi. Ma allora, al momento date nulla, perché insomma siamo abbastanza sensibili, soprattutto al freddo, quindi diciamo che nella stagione invernale preferiamo rimanere in casa a scrivere. Infatti il prossimo anno, quindi fra pochi giorni, ci metteremo sotto per produrre il secondo album. Diciamo che, se siamo ottimisti, febbraio-marzo dovrebbe uscire il secondo album. Ok, dicevamo prima sei canzoni nuove, sempre di pop rock italiano, giusto? Sempre 100% Global Eclipse. Quindi, ragazzi, cosa dire ancora se non... Mazza che freddo! I Global Eclipse vi aspettano quindi per febbraio-marzo con un nuovo EP di sei pezzi originali, nuovissimi, nuovi di pacca. Questi pezzi sono in vendita, c'è su qualche piattaforma il CD in distribuzione, sarà in distribuzione, ecco, mi sono annodato la lingua.
Allora, il CD comunque lo vendevamo a tutti i nostri concerti e si poteva acquistare tramite appunto i nostri social network, bastava scriverci per riceverlo. In più, a partire dal mese di dicembre abbiamo fatto una, fra virgolette, promozione, ovvero tramite SoundCloud appunto abbiamo messo in streaming gratuito tutto il primo album, proprio perché ci si avvicina al secondo e quindi diciamo promuoviamo il primo. Perfetto, direi che con i Global Eclipse questa sera possiamo... Abbiamo, ragazzi, io non ce la faccio più, cioè, va troppo freddo e sembra di essere in mezzo alla nebbia. Quindi Monica, Marco, i Global Eclipse, Legnano Web TV vi salutano, ci vediamo giovedì prossimo con un'altra band emergente della nostra zona. Un saluto e, se non ci dovessimo vedere, tanti auguri di buone feste. Ciao a tutti da Marco, Monica e dai Global Eclipse. Ciao ciao!